219. Coniglio fritto. La ripugnanza che molti in Italia sentono per il coniglio, l'Epus cuniculus, non mi sembra giustificata. È una carne di non molta sostanza e di poco sapore, al che si può supplire coi condimenti, ma è tutt'altro che cattiva e non ha odore disgustoso. Anzi, è sana e non indigesta come quella d'agnello. Soffre poi opportuna per chi, non avendo mezzi sufficienti a procurarsi carne di manzo, è costretto a cibarsi di legumi ed erbaggi. Il miglior modo è di friggerlo, come la coratella del numero 217. Dicono poi che il coniglio lesso fa un brodo eccellente. La domesticità del coniglio rimonta ad un'epoca assai antica, già che Confucio, 500 anni avanti l'era cristiana, parla di questi animali come degni di essere immolati agli dèi e della loro propagazione. Io sono Paolo Rambelli.